corso della serata, ma soprattutto chi meriterà gli applausi e la vostra attenzione come in questo istante saranno naturalmente i gruppi e i musicisti che questa sera suoneranno su questo palco. È la terza volta in terzo anno che mi trovo a presentare la finale italiana dell'European Blues Challenge. È una manifestazione importante perché in 21 paesi d'Europa c'è una serata identica a quella che noi stiamo vivendo in questo istante. Ci sono musicisti che si confrontano su un palco, c'è una giuria quanto mai qualificata che darà alla fine della serata un solo nome. In 21 paesi contemporaneamente si svolge questa serata e nella primavera del prossimo anno il musicista, il gruppo di musicisti, la band che questa sera vincerà questo contest si confronterà con le altre 21 europee, ogni anno in un paese diverso. Il primo momento è il momento grande dell'attenzione, ma io mi auguro che questa vostra attenzione ci sia nel corso di una serata molto intensa, perché sarà una serata di contatto con la musica e con quella musica con la quale tutti quanti siamo cresciuti e con la quale siamo entrati in contatto. Il blues è veramente la prima forma di musica popolare importante. Per noi europei esisteva prima la musica sacra, esisteva la musica classica. Per chi poteva permettersi? Non per tutti. Chi andava alle funzioni aveva contatto con la musica in chiesa. Per gli altri erano naturalmente famiglie più abbienti o famiglie nobili, dove la musica, che non esisteva ancora con i dischi che noi conosciamo oggi, arrivava con le esibizioni dal vivo o addirittura con gli spartiti. Il blues ha rimescolato completamente tutto. Il blues è arrivato in America in una forma diversissima, per cui attraverso quella forma di migrazione voluta, perché molti sono voluti andare in America, indubbiamente i neri, gli afroamericani, come poi giustamente noi abbiamo questa accezione, non l'avevano proprio tanto desiderato di essere portati via dalle proprie radici. Ma lì è avvenuto questo miracolo, questo primo processo grande di integrazione. E la musica che noi conosciamo ha fatto i conti con il blues, perché il blues è la prima forma di musica popolare. Ora, ci sono tanti momenti che mi hanno fatto riflettere nel corso di questi anni, quando anch'io sono entrato in contatto con la musica, e poi ho visto che piano piano tutti i musicisti hanno fatto un po' questo percorso. Ma quello che mi sorprende è che mentre in un contesto del pop o del rock noi abbiamo le grandi stelle che non si mettono mai in discussione, voi questa sera assisterete alle performance di 4 gruppi, tra cui anche un solista, per cui 3 band e un solista, che dopo anni e anni sono professionisti affermatissimi, però si rimettono in discussione. È una cosa molto rara, molto difficile per me che vivo la radio, in parte i giornali, la televisione, in altri contesti musicali non l'ho visto. Però io devo farla anche abbastanza breve, anche se racconterei e parlerei di musica sempre, in ogni istante, e parlerei soprattutto del blues. Il blues ha attraversato tante forme, dal rhythm and blues, la musica soul da lì deriva, ma se pensiamo anche a quanto rock noi ascoltiamo, da lì tutto arriva. Non ci sarebbero stati i Led Zeppelin e forse non ci sarebbero stati, per chi conosce i nomi più importanti, i Pink Floyd, che proprio da 2 grandi bluesmen hanno scelto questo nome, Pink Floyd. Allora, detto questo, naturalmente io so che in platea ci sono grandi appassionati di blues, ma ci sono anche persone che questa sera sono venute ad ascoltare buona musica. Siamo ospiti in questo bel teatro italiano a Fiorenzuola e io vorrei un saluto istituzionale da parte del vice sindaco e dell'assessore alla cultura che invito sul palco. Per cui sono Paola Pistelli, vice sindaco. Più musicale, però questo è un posto che ha molto contatto con la musica, però il benvenuto ufficiale speciale. Grazie a voi di essere qua e vi porto i saluti dell'amministrazione di Fiorenzuola. Ringrazio voi, ma ringrazio soprattutto la federazione che ha voluto e ha scelto Fiorenzuola per questa splendida manifestazione. Un saluto anche agli amici di Fedro che ci accompagnano continuamente, sono sempre presenti.
Io vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata, ma passerei la parola al giovane assessore alla cultura di Fiorenzuola. Grazie, assessore alla cultura. La musica è una parte importante, fondamentale della cultura, della condivisione anche culturale. E qui di blues se ne fa parecchio. Si dice che dove c'è un corso d'acqua ci sia anche il blues. Qui di corsi d'acqua ce ne sono parecchi e c'è anche parecchio blues. Grazie, buonasera. Io ringrazio chi ha dato vita a questa serata con professionalità, passione e anche impegno. Come si diceva, Fiorenzuola ormai da 2 anni e l'auspicio che questo possa continuare nel tempo con continuità, competenza e anche ambizione, quindi di insistere su questo tipo di attività che devo dire, la tradizione, sono 2 anni che abbiamo il Festival Blues a Fiorenzuola con un crescente consenso e anche band di profilo internazionale sempre più qualificate, ma questa serata per noi è stata un'occasione unica se non irripetibile di portare Fiorenzuola fuori dai suoi confini, avendo l'opportunità di avere tanti amici da tante parti d'Italia, quindi far conoscere la nostra cittadina grazie ad un'attività di questo tipo per noi è un vanto e per questo vi siamo grati e quindi diciamo che la musica deve avere la parola e noi ci facciamo. Grazie. Quale posto ci troviamo? Perché ogni teatro è una ricchezza, la condivisione degli spazi e dei momenti teatrali, ma questo anche da un punto di vista storico e architettonico è un gioiello e abbiamo il privilegio di starci. Beh, il teatro di Fiorenzuola, scusate la voce, ma la malattia invernale non mi aiuta, è un teatro della metà dell'Ottocento che ha avuto diverse vicissitudini, quindi lo vedete oggi restaurato in una splendida forma, ma è rimasto chiuso numerosissimi anni. Devo dire che la città, i cittadini di Fiorenzuola, prima all'inizio del Novecento e poi conseguentemente dopo un lungo periodo di interruzione, con la convinzione e anche l'impegno di risorse importanti, hanno riportato i fasti che erano all'epoca di Maria Luigia, quando questo teatro ha preso vita. Quindi con fatica, convinzione e anche credendo nella cultura pubblica, per questo è un teatro che ha gestito completamente in modo pubblico grazie alla volontà dei volontari, all'impegno delle professionalità che sono nel nostro comune, cammina sulle sue gambe, per cui di questo dobbiamo essere grati a chi si impegna. Teniamo vivo questo teatro. Grazie. Andiamo ed entriamo immediatamente nel cuore della musica. Mi sono appuntato tante cose, mi piace parlare di musica, lo faccio da tanti anni, ho avuto il privilegio di trasformare oltre 40 anni fa 2 passioni grandi che avevo, la musica e la radio, e sono diventate poi la mia vita, per cui mi ritengo un uomo estremamente fortunato, e fortunato è di stare qui, in questo teatro, di avere la vostra attenzione. Il blues, ha detto Alan Novas, che era un personaggio molto particolare, al quale la storia del blues deve molto. Voi immaginate una lavatrice sopra la vostra macchina, ma insomma all'epoca erano macchine anche più ridotte. Quello era il registratore a filo. Ed Alan Lomax ha girato per il sud degli Stati Uniti cercando di catturare le canzoni, il canto del blues. Molto spesso canti di sofferenza, molto spesso anche canti di grande speranza. E Alan Lomax ha scritto questo proprio: il blues è la musica più importante al mondo. Se è vero che il blues è nel cuore del popolo nero, è altrettanto vero che noi oggi stiamo sempre più provando quel senso di malinconia, di insoddisfazione che pesava sulla gente nera del delta del Mississippi, la terra dove il blues è nato, ma tutti quanti abbiamo una grande speranza. La mia è di farvi assistere naturalmente a una grande serata di blues. Allora, intanto iniziamo, vi ho detto 3 gruppi e un solista. C'è stato un sorteggio e naturalmente c'è un ordine di apparizione. I primi si chiamano The Tribe e io posso dire che questo è uno di quei casi in cui l'unione fa la forza, perché è un quartetto composto nei mesi scorsi da 2 giovani e interessanti formazioni di blues italiano. Hanno deciso di mettersi insieme Angelo Esmeralda e Sebastiano Lillo, che hanno unito le loro forze con un'altra formazione che erano i Poor Boys. Insieme alle capacità strumentali, la voce è proprio il loro punto di forza, il loro punto dominante. Per cui iniziamo questa serata di questo contest dell'European Blues Challenge con questo gruppo, The Tribe. Buon divertimento!